Amiche, amici di Rossini TV, siamo a Vallefoglia, siamo a Morciola di Vallefoglia, al centro, centro vetrine, dove stiamo andando a scoprire uno spazio particolare, uno spazio inedito, si chiama L'Infinito, è un centro diurno per adulti e per anziani, andiamo a scoprirlo insieme. Noi siamo un centro diurno, operiamo con soggetti fragili che sono gli anziani non autosufficienti. Inizialmente questo centro diurno qui era rivolto solamente ad anziani autosufficienti, nel tempo siamo riusciti a rivolgerci anche a soggetti non autosufficienti perché ovviamente questi anziani qui hanno dei bisogni. Noi aiutiamo solamente le persone e lo facciamo con spirito umanitario. Ogni soggetto, ogni individuo va monitorato durante il giorno e noi rispondiamo ai bisogni che l'individuo ha aiutandolo. In tutto a 360 gradi. Se volete vi posso fare tanti esempi. Facciamo le docce assistite, somministriamo pasti, somministriamo terapie perché abbiamo anche il servizio infermieristico. Vanno portati in bagno quando hanno bisogno di andare in bagno, quindi noi stiamo completamente dietro a qualsiasi tipo di bisogno. Non siamo strutturati in una maniera tale di intervento nel momento in cui noi possiamo intervenire, no, si interviene esclusivamente quando il soggetto ha bisogno e quindi richiede un intervento durante il giorno. Come siamo strutturati? Lavoriamo ogni giorno dalla mattina alle 8, 8.30 fino alle 18 del pomeriggio, fornendo anche servizio trasporto per chi ne ha la necessità. Quindi dal lunedì alla domenica e il centro è aperto anche durante i giorni festivi. Non manca nulla. Per quanto riguarda la giornata è scandita da attività e ogni momento è affidato ai vostri operatori, per cui non è una giornata di parcheggio, non è una giornata nella quale si fa il nonno sitter per capirci, ma è una giornata nella quale si riempie di attività la vita di queste persone che per qualche motivo hanno bisogno di avere un posto di aggregazione. Sì. Un altro elemento che ritengo importante da sottolineare è l'elemento aggregativo, perché poi non stiamo parlando del singolo che viene e sta nella sua camera e sta da solo, magari con un operatore, stiamo parlando di tavolate comuni, di persone che vivono insieme, che fanno amicizia, che si confrontano, che magari un po' litigano, che fanno tutto quello che vogliono, ma in realtà in una parola vivono.